Thank you.
Allora, come abbiamo visto nel capitolo precedente, parlando appunto del secondo, quinto, primo, a questo punto io vi devo proprio spiegare da un punto di vista teorico la progressione secondo, quinto, primo, che è basata nel modo maggiore come nel modo minore, da una progressione di accordi che si trovano appunto sul secondo grado, sul quinto grado e sul primo grado della scala. Ragion per cui in tonalità di Do maggiore avremo comunque gli accordi Re minore settima sul secondo, Sol settima sul quinto e Do settima maggiore sul primo. Se questo tipo di discorso lo trasferiamo invece in tonalità di Sol, avremo invece La minore settimo sul secondo, Re settimo, volendo anche alterato, rispettando quel discorso che sul quinto si possono utilizzare note alterate rispetto all'accordo di settima dominante, quindi Re settimo bemolle 9 o anche Re settimo diesis 9 o anche Re settimo bemolle 9 diesis 5, bemolle 5 o anche Re settimo bemolle 9 diesis 5, diciamo tutte le possibilità di alterazioni del quinto, per poi ritornare sul primo e quindi in questo caso Sol maggiore. Lo stesso discorso ancora si può applicare invece al secondo, quinto, primo in tonalità minore, laddove però chiaramente rispettando le note della scala minore avremo invece sul secondo il La semidiminuito, quindi praticamente La minore settima bemolle 5, sempre comunque sul quinto, il quinto alterato, quindi Re settima bemolle 9, indistintamente diesis 9. Diesis 9, bemolle 5, diesis 5 e Sol settima maggiore. Adesso su queste progressioni i jazzisti, soprattutto nell'era del bebop, hanno costruito una serie di possibilità, sfruttando chiaramente quelli che sono detti in gergo i cromatismi, ossia appunto l'aggiunta di note cromatiche a delle scale che rappresentavano questi accordi. Nel caso del quinto, noi sappiamo, diciamo, dal punto di vista teorico, che il modo misolidio, ossia il quinto, diciamo, la scala a partire dal quinto grado, cioè quella che nel caso di Sol utilizza le note Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, piuttosto che Fa diesis, perché appunto abbiamo il settimo bemolle piuttosto che il settimo naturale, viene a essere appunto il modo misolidio. Quindi questa scala viene praticamente utilizzata normalmente sugli accordi di settima dominante. La grandezza di quel periodo del bebop, diciamo, che poi ha influenzato chiaramente la maggior parte dei jazzisti, è stata quella di creare questo sistema cromatico che poi è stato decodificato sotto il nome di bebop scale, cioè scala bebop, utilizzando appunto questo cromatismo tra il settimo e l'ottavo, cioè inserendo la settima più al posto, diciamo, prima di arrivare sull'ottavo, e creando questo tipo di sonorità. Come vedete, poiché le note diventano 8 piuttosto che 7, abbiamo la possibilità di suonare dei gruppi più quadrati dal punto di vista, diciamo, dei gruppi ritmici. E se questa scala, anziché suonarla partendo dalla tonica, la suoniamo al contrario, ossia partendo in questo caso dall'ottava, vedremo come si può suonare ritmicamente come nel periodo del bebop. Questo è proprio il principio che poi utilizzavano tutti i grandi solisti di jazz di quel periodo, ossia quello di suonare cromaticamente sui vari gradi delle scale. In particolare, Wes anche utilizzava questo sistema cromatico perché molte delle sue improvvisazioni erano basate su questo sistema. Noi abbiamo parlato in Do maggiore, ossia laddove abbiamo il secondo, quinto, primo che è formato da Re minore, settima, Sol settima e Do. Ma io voglio invece trasferire il discorso nella tonalità di Sol, ossia La
La minore settimo, Re settimo bemolle 9 e Sol maggiore. Adesso io passerò a suonare una serie di esempi su questo, su questo sistema, utilizzando appunto tutte quelle che sono, diciamo, queste possibilità dell'armonia, quelle che abbiamo detto precedentemente e in particolare anche appunto queste scale bebop che tanto hanno caratterizzato il suono di quel periodo. Però prima di fare questi esempi didattici, vi voglio fare ascoltare questo mio brano che si chiama appunto Road Tune, che è costruito su un secondo quinto primo per quanto riguarda la parte A, dove abbiamo appunto l'intonalità di Sol minore, La semidiminuito, cioè La minore settima bemolle 5, Re settima bemolle 9, cioè Re settimo alterato e Sol minore, e poi 2-2-5 in tonalità maggiore a distanza di un tono l'una dall'altra, ossia uno Do minore settimo, Fa settimo e Si bemolle, e l'altro Si bemolle minore settimo, Mi bemolle settimo e La bemolle. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you.
Bene, adesso andiamo a introdurre proprio l'argomento delle improvvisazioni. L'improvvisazione che poi praticamente è la cosa fondamentale sulla quale è costruito proprio il fraseggio dei jazzisti, quindi insomma è importantissimo capire quali sono gli elementi che costituiscono una buona improvvisazione. In particolare, appunto, parlando di quel periodo storico e parlando di Wes Montgomery, non si può non parlare di tutta una serie di elementi che possono chiaramente favorire delle buone improvvisazioni. In particolare, come ho detto prima, scale minori pentatoniche, scale blues, blu note, arpeggi degli accordi, cromatismi e note di passaggio e le scale bebop che appunto vi ho spiegato precedentemente, note alterate, note di tensione, raddoppio del tempo, il famoso double time, ossia dei gruppi ritmici formati per lo più appunto da quartine di semicrome, ma anche quintine, terzine, settimine, sestine, gruppi ritmici regolari, tutti i gruppi che creano tensione ritmica, groove sincopati, contrattempi, note puntate, note ripetute. E tutto questo chiaramente concorre a una varietà dal punto di vista, diciamo, del fraseggio, dell'improvvisazione, e quindi questo, chiaramente riferendoci al discorso di Wes Montgomery, che era un chitarrista estremamente ritmico, che suonava appunto in modo percussivo, per cui molto basato proprio su questa concezione del ritmo e del tempo, noi adesso appunto andremo a vedere in pratica come si possono utilizzare tutte queste cose nell'ambito delle progressioni, appunto secondo, quinto, primo, in minore, in sol minore, e poi le due progressioni a distanza di un tono l'uno dall'altro, cioè quella in si bemolle maggiore e quella in la bemolle maggiore. Adesso andiamo a suonare i primi due esempi che si basano appunto sulla progressione di secondo, quinto, primo dell'A del brano Road Tune e di secondo, quinto, primo che si trova sempre sul brano Road Tune ma nel B. Thank you.